ricordi? Perché c'è di male. Vediamo se ti ricordi. E qual è il reato? Qua tutto. Sì, mi ricordo anche qua. Quando lui ha dato la perché ha chiesto per lei la sua fidanzata. Lui era innamoratissimo di lei. Ti ricordi la Montenegrina? Lo sai? Mi ricordo tutto, io non dimentico. Ma dov'è il reato? Sto dicendo, dov'è il reato? Quanti uomini prendono per il culo? Tu lo sai, io non posso parlare perché va contro di me. Ma non c'è il reato! Stai inventando un reato per compiacere i giudici, per avere chissà quale riscatto, come un pentito che dice bugie. Io ero testimone che non c'era nessun crimine. Non c'era nessuna stanza buia, allora, non c'era nessuna violenza, allora, eravate tutti d'accordo e tu ridevi sempre, eri la più allegra di tutte. Tu eri una ragazza che andava alla Pupa e Secchione e andava a trovare Berlusconi, che era quello che ti pagava per la televisione, ti pagava per... e che c'eri male. Dimmi di cosa altro sei pentita. Io posso sei pentita di quello che voglio con... io, tu la pensi in maniera quella, io un altro. Allora... Lei ballava da bocca travestita da Boccassini. Sì, la Boccassini e Obama e la stanza era buia e lui lo sa, perché devi dire? Perché no, non c'è di male, che... allora perché dici di no se non c'è niente di male? È una è buia e quindi non c'è niente di male. Ma io non ti ho mai visto fare la Boccassini, ma se lo facevi eri sicuramente meglio di lei, eri sicuramente meglio della Boccassini. Ah, quello sì. Dov'è? Non posso fare la Boccassini, posso fare quel cazzo che mi pare, va posso bene. Recitare di fare va bene, la Boccassini va bene. Dov'è? Hai va fatto bene. La Boccassini? Chi se ne frega? Dov'è il delitto?